Ciao, benvenuti e benvenute per un nuovo video. Oggi vi voglio parlare di pelle disidratata e di pelle secca e di quali sono le differenze tra le due. Sono una fervida appassionata di un canale YouTube, Lab Muffin Beauty Science. Trovo che la YouTuber sia molto preparata e quando non so cosa fare mi metto sempre a vedere i suoi video perché ritengo che siano davvero ben fatti. Quindi vi linko in info box il video da cui ho tratto ispirazione completa per questo. Iniziamo a fare una distinzione. La pelle secca è quella pelle che necessita di oli e di sostanze sebacee che sono di solito prodotte naturalmente dalla nostra pelle. Invece la pelle disidratata è quel tipo di derma che ha perso la possibilità di incamerare acqua e sostanze quindi idratanti, magari perché c'è stata una evaporazione della stessa. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche dei vari tipi di pelle, come fare per distinguerle e quali sono i rimedi. La pelle ha bisogno di avere il suo rivestimento nutritivo, che è composto da oli e da sebo, e quando questi vengono a mancare si secca. La pelle infatti nelle sue condizioni migliori e normali è morbida, elastica e soprattutto non presenta né impurità né desquamazione particolari. L'olio infatti impedisce all'acqua di uscire oppure fa sì che alcune sostanze particolarmente dannose non entrino. Quanti oli oppure quanto sebo produce la pelle dipende innanzitutto da fattori genetici e secondariamente può dipendere sia dal tipo di cibo che mangiamo, dalle temperature, ma anche dallo stress. Ricordiamoci poi che la pelle è chiaramente più secca col passare del tempo e quando si invecchia, quindi, ma può diventare secca anche se noi ci esponiamo troppo al sole. Ricordiamo poi l'azione di alcuni farmaci, soprattutto degli ormoni e dei retinoli o retinoidi. Se quindi la nostra pelle produce la giusta quantità di sebo ed è normale, mentre se è un po' grassa e un po' secca può essere detta mista. Può essere disidratata anche la pelle grassa. Infatti la disidratazione solitamente è proprio causata da particolari condizioni che magari sono temporanee. L'idratazione è importante e soprattutto perché esteticamente la pelle va da sé che sia molto più bella, liscia, soda, rimpolpata. Avere una pelle ben idratata significa comunque anche che il nostro organismo è in salute. Di solito la pelle si disidrata quando la barriera protettiva del nostro derma si indebolisce, quindi l'acqua evapora. Questa evaporazione prende il nome di perdita d'acqua transdermica. Anche se sono in molti a sostenere che bere poca acqua sia la causa principale della disidratazione della pelle, ci sono prima da considerare altri fattori che possono essere le cause scatenanti. Ad esempio, se si effettuano troppi lavaggi con prodotti troppo aggressivi, se si fanno troppe esfoliazioni o troppi scrub, ma anche se, come abbiamo detto, ci si espone troppo spesso al sole. Dei metodi efficaci per poter stabilire se ad esempio abbiamo la pelle grassa oppure normale o secca è questo: provate a lavarvi il viso come fate di solito con un normalissimo detergente, quindi asciugatelo e non applicate nulla, aspettate circa 1-2 ore, quindi prendete un fazzolettino di carta, posatelo sul naso, sul mento ed in questa zona e guardatelo. Se il fazzolettino avrà delle zone di untuosità,
Ovviamente significa che avete la pelle grassa. Al contrario, la vostra pelle può essere normale ma anche secca. La pelle grassa, in particolare, si lucida molto molto spesso. Soprattutto è questa la zona principalmente interessata dalle lucidità. Spesso si presenta con dei punti neri o comunque causa dei brufoli. Un'altra caratteristica della pelle grassa è quella di non tenere il trucco a lungo. Infatti, se vi date il fondotinta, può capitare spesso che già dopo qualche ora tenda come a sciogliersi, a scivolare via e che quindi il vostro make-up si rovini prima del dovuto. Voi direte: ma forse sarebbe meglio avere una pelle secca, perché la pelle secca ha dei pori davvero molto molto piccoli. Però anche la pelle secca ha i suoi lati negativi. Infatti è più soggetta all'invecchiamento e quindi anche in età, come dire, più giovane, già inizia a presentare quei segni d'espressione, quelle rughette, ma anche delle desquamazioni. Inoltre, a livello di make-up, che sia il contorno occhi, che sia lo stesso fondotinta, spesso si deposita nelle zone appunto dove ci sono solitamente le rughe oppure i segni d'espressione. È ovvio che purtroppo con il passare dell'età la pelle perda quelle che sono le sue sostanze funzionali che vengono prodotte normalmente dall'organismo e quindi siamo noi a doverle reintegrare. Come fare invece a capire se abbiamo una pelle disidratata? La sentiamo tirare, solo a toccarla avvertiamo un fastidio e al contrario della pelle grassa. Sì, sentiamo un film che come ci impedisce di fare entrare dei principi nutritivi, dei principi idratanti. La pelle, se è secca, può essere anche disidratata. Invece dire ho la pelle grassa ma disidratata sembra essere davvero un paradosso. In realtà non è così, perché la pelle grassa può anche essere molto carente di fattori idratanti. Per trattare la pelle disidratata, come abbiamo visto, ci vogliono gli oli. Gli oli però possono essere di due tipi: occlusivi, quelli che cioè sigillano i prodotti che mettiamo prima, oppure semplicemente sigillano la pelle in modo tale che l'acqua che vi è contenuta all'interno non evapori, oppure possono essere emollienti. La caratteristica degli emollienti è di penetrare abbastanza, non troppo a fondo nell'epidermide e quindi di renderla un po' più elastica. Gli occlusivi però hanno la loro importanza, come abbiamo visto. Tra gli occlusivi possiamo trovare il dimeticone, i petrolati, paraffine, oli minerali, alcuni burri ed alcune cere. Però ricordiamo che molti occlusivi sono anche emollienti e viceversa. Se quindi abbiamo la pelle secca che ha bisogno di un apporto lipidico importante, possiamo ricordarci di utilizzare delle creme la cui texture è particolarmente densa e ricca. Tra queste la Ultra Facial della linea bianca di Kiehl's, la crema notte di CeraVe, anche la Natural Moisturizing Factors di The Ordinary, la crema di Clinique Moisture Surge, che personalmente trovo molto adatta alla mia pelle. Un altro consiglio davvero molto valido per trattare la pelle secca è quello di utilizzare direttamente degli oli sul viso. Può essere utile soprattutto se la nostra pelle ha tendenza allergica e spesso prude, ci dà fastidio. Se avete un tipo di pelle di questo tipo, vi consiglio di applicarli soprattutto la sera. Lo squalane, un mix di squalene e di olio di semi di rosa moschita, e anche l'olio di argan. Un altro olio che è molto usato in cosmetica è l'olio di avocado. Per quanto riguarda l'olio di cocco, fate molta attenzione perché in alcuni soggetti molto spesso ha già causato degli sfoghi di brufoli. Quindi se potete cercate di evitarlo. Utilizzate per la detersione dei prodotti in olio piuttosto che dei prodotti schiumogeni. Infatti questi ultimi tendono ad essere comunque un po' troppo aggressivi, sempre se avete la pelle secca. Ed invece, se voi userete queste formule molto ricche di oli che potete trovare nelle lozioni detergenti di Avène o di La Roche-Posay, vi troverete bene. Potete sicuramente utilizzare delle acque micellari, ma ricordate che è davvero fondamentale sciacquare sempre l'acqua micellare perché si tratta di saponi. Sì,
sia con i tonici che con l'inserimento di acque termali. Un tonico piuttosto famoso, quello di Klairs, può essere molto utile per la pelle disidratata. Stiamo parlando della Supple Preparation di Klairs. La pelle contiene naturalmente dei minerali. Quando questi vengono a mancare dopo la detersione, è molto utile reintegrare questi minerali. Allora spruzziamo sul viso delle acque termali. Per la pelle disidratata, oltre ai tonici, anche i detergenti con umettanti sono molto utili. Un altro trucchetto che si potrebbe usare se si ha la pelle particolarmente disidratata è questo. La sera struccate naturalmente il viso, ma la mattina successiva, se volete, potete anche usare solo acqua. Chi ha la pelle grassa fa molto bene a non usare sostanze occlusive durante il giorno. La nostra esperta di Lab Muffin Beauty Science ci consiglia: se avete la pelle grassa, usate degli oli la sera. Nessuno vi verrà a guardare, quindi in questo caso potrete dare un aiuto alla pelle grassa e disidratata. Quindi ecco anche l'utilità delle sleeping mask. Vediamo quindi un po' di consigli generali per le portatrici di portatori di pelli secche ed anche disidratate. Proteggete sempre la vostra pelle dal sole, dal vento e dagli sbalzi atmosferici. Usate sempre un ottimo fattore di protezione solare e soprattutto ricordatevi che anche l'aria condizionata secca moltissimo la pelle. Soprattutto d'inverno, poi, quando ci sono i termosifoni accesi, utilizzate degli umidificatori, almeno nella stanza in cui soggiornate di più. Cercate di evitare delle temperature troppo alte dell'acqua quando fate la doccia e soprattutto cercate anche di non protrarla troppo a lungo. Vi confesso che anch'io adoro le docce calde e lunghe, però effettivamente non fanno affatto bene alla pelle. Evitate anche quei detergenti e quei saponi che sono troppo aggressivi e che quindi anche in questo caso vi lavano via tutte le sostanze nutritive. Un altro tipo di ingredienti assolutamente da evitare sono gli etanoli e gli alcol. Se proprio avete un prodotto che è il vostro preferito e che contiene questo tipo di sostanze, usateli solo se poi subito dopo sarete in grado di idratare, idratare ed ancora idratare. Per finire, c'è anche da ricordare questo: l'esfoliazione eccessiva, gli scrub troppo pesanti, ma anche i derivati del retinolo e di retinoidi in generale seccano molto la pelle. È tutto per questo video, spero che vi sia servito. Vi ricordo ancora che è stato riadattato e tradotto dal video che ha realizzato la YouTuber che si occupa del canale Lab Muffin Beauty Science, che vi lascio linkato in info box. Trovate in info box altri prodotti. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su. Iscrivetevi al mio canale per supportarmi e, se vi fa piacere, fate un salto sul mio account Instagram. Ciao, alla prossima!